Dragoni, cosa ha fatto Napolitano con sto Quirinale? Ha fatto costare un po' di meno, un po' di più? Com'è sta cosa? Facciamo un Secondo bilancio, un po' di conti, va. il bilancio di previsione, quest'anno il Quirinale dovrebbe costare allo Stato 224,5 milioni di euro. Le spese previste però sono 236,9 milioni, cioè 12 milioni in più. Eppure Napolitano aveva annunciato dei risparmi. E in effetti ha tagliato 4 milioni dal finanziamento annuo a carico dello Stato. Quando Napolitano è salito al Colle per la prima volta, nel 2006, spendevamo però 217 milioni, cioè 7 in meno di oggi. Il 91% di tutta questa spesa è assorbito dal personale e dalle pensioni. 122,6 milioni è il costo previsto quest'anno per i 1.636 dipendenti e lavoratori del Quirinale. Erano 2.081 all'inizio del primo settennato e quindi oggi ne abbiamo 545 in meno. La spesa per le pensioni, 92 milioni di euro, è superiore di 20 milioni rispetto a quando Napolitano si è insediato, nonostante il blocco delle indicizzazioni degli assegni. Questo è perché sono aumentati i beneficiari. Un altro capitolo è quello dei beni e servizi. Dal bilancio del Quirinale sappiamo che Napolitano paga il canone RAI e deve essere anche abbonato a Sky. Al Quirinale guardano molto la televisione, almeno a giudicare da quanto pagano per canoni radiotelevisivi. Quest'anno è prevista una spesa di cassa di 20.000 euro. Poi ci sono 36 auto blu per le quali è prevista una spesa di 260.000 euro e ci sono 36 autisti. Ma si spendono anche 400.000 euro per acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto. Il costo globale del Quirinale è il più alto al mondo per un capo dello Stato o anche per un re o regina. Ma secondo la Presidenza della Repubblica, se si considera solo la quota relativa all'esercizio delle funzioni presidenziali, Del Presidente. cioè 114,8 milioni, dice il Quirinale, i costi del Quirinale sono in linea con i costi delle analoghe amministrazioni di altri paesi. Allora, notiamo che la Casa Bianca ha un costo di 136,5 milioni di euro all'anno, però si occupa di tutto il mondo. La Francia, l'Eliseo, costa 112 milioni e mezzo. La Francia però è una repubblica presidenziale. Quanto alla regina, la monarchia britannica l'anno scorso ha ricevuto dai contribuenti 46,5 milioni di Viva la euro. regina, direbbe Ferrara. Allora. L'assegno personale del capo dello Stato è di 239.000 euro l'anno lordi, pari a 136.397 euro al netto delle tasse. Questo assegno è bloccato dal 2010 perché Napolitano ha rinunciato all'adeguamento Istat e dovrebbe rimanere fermo fino al 2016. Napolitano ha deciso di applicare questo tetto di 240.000 euro anche ai suoi consiglieri e ai dipendenti del Quirinale, però ce ne sono ancora 9 che guadagnano più del capo dello Stato. E adesso, come senatore a vita, Napolitano avrà lo stipendio e l'indennità dei comuni senatori, 15.000 euro netti al mese. Poi un nuovo ufficio 100 metri quadrati a Palazzo Giustiniani e potrà avere una segreteria fino a 9 persone pagata dal Senato. Il Quirinale, gli fornirà un segretario e per la sua abitazione un guardarobiere e un maggiordomo. Oltre alla scorta avrà poi un'auto con autista, tutto secondo le regole, ma Napolitano potrebbe anche rinunciarvi. Lo Chissà, farà? vedremo.